È stato inaugurato questa mattina l'ufficio IAT, Informazione e Accoglienza Turistica e Visitors Center del Comune di Teramo. Ospitato nei locali di Via Carducci 17, al piano terra del Palazzo della Biblioteca Delfico, rappresenta il punto di informazione per turisti e cittadini per la promozione e valorizzazione del territorio locale sotto l'aspetto storico, culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico. La struttura è articolata in tre ambienti, uno dedicato alla montagna, un secondo al mare ed un altro alla città capoluogo, con allestimenti che ricostruiscono le atmosfere dei luoghi che descrive, realizzati al fine di connotare Teramo al centro delle politiche di promozione turistica dell'intero territorio. Con l'impiego di caschi per la realtà virtuale di ultimissima generazione e con l'integrazione del tour con i dispositivi TV e PC Touch, i visitatori potranno immergersi completamente all'interno dei principali luoghi che costituiscono il patrimonio culturale della città, elevando l'esperienza turistica ad un livello straordinario di interattività e coinvolgimento. C'è stato bisogno di molto tempo, ma il risultato è davvero spettacolare. Sì, il tempo è stato necessario perché questi locali sono passati dalla provincia alla regione e quando la regione ce li ha concessi abbiamo subito avviato le fasi per la concessione. Oggi abbiamo veramente, possiamo sicuramente dire, l'ufficio IAT più tecnologico e accogliente, bello dell'intera regione. Adesso chiaramente questo è un ufficio IAT che in qualche modo servirà a tutta la provincia di Teramo, dove il turista potrà in qualche modo conoscere non solo la città di Teramo ma tutta la provincia, e lo potrà fare attraverso la realtà aumentata e attraverso gli operatori che chiaramente sapranno spiegare anche in lingua naturalmente quali sono le peculiarità del nostro territorio. Compito del COPE è stato quello di provvedere all'allestimento. Sì, molto importante perché sono soldi e fondi europei, un'Italia-Croazia che abbiamo vinto, un Interreg molto complesso, ma che ecco, appunto, oggi vede i suoi risultati migliori con la messa a terra delle risorse e con la tecnologia applicata all'accoglienza e soprattutto ha una capacità di fare squadra, di fare rete tra soggetti istituzionali che vogliono promuovere questo Abruzzo che cresce in termini di attenzione, di visibilità, di qualità dei servizi. Noi come Consorzio Punto Europa siamo molto orgogliosi perché finalmente le risorse europee producono fatti e risultati concreti.